bombona, bombona. Buona, buona. Che è, signore? Che non è niente, ci ho fatto un buco alla giacca, l'occhiello. Niente, si riposi un attimo, che io vado a vedere di là. Ho visto una nuova cliente, voglio vedere chi è. Ma quella è mia nipote. Sì, è arrivata ieri da Roma. Ah, e allora perché non l'ha detto subito? La facevamo entrare e stavamo meglio tutte e due, no? Buona. Buongiorno, signorina. Prego, signorina, venga, venga. Salve. Salve, mi chiamo Angela. Ah, lei è la nipote della zia? Sì. Ma lo sai che sua zia sembra una bambinella di 5 anni? Si lamenta sempre, si lamenta. Ha paura. Eh sì, non vuole stare. Buona. Posso? Mi scusi, signora. Ha visto che adesso c'è la nipotona? Grazie. Così si calma. Riproviamo. Signorina, lei non ha bisogno di niente? Fortunatamente no. Non so, una cari, un canino, qualche cosa? No, no, no. Adesso le dico una battuta spiritosa. Lo sa che io per ogni 5 canini regalo un buldoccolo? Peppino, porta la protesi della signora della torre. Ah, dottor, deve essere questa. È questa, sì, sbrigati, ha due elementi. Sì. Ah, un momento, ecco qua. Ecco, signora. Apra la bocca, stringa. Sembra quella. Sì, è una schifezza, ci deve essere un piccolo errore. Aspetta che la ritogliamo. Peppino, avvicinati. Allora, arrivederla, signora. Torni pure quando vuole, eh? Senza appuntamento. A presto, dottore. E porti con lei la bella nipotona. Arrivederla, signorona. Sì, signorina. San di Melda delle Dolomiti. Facci venire due gengiviti. Così io me la proto su tutta quanta della capo. Amore. Cretino e stronzo, che fai? Mo te metti pure con le polastelle? Ah, lo sapevo, io sei gelosita. Ma quella è una ragazza insipitola, è venuta a tirarsi un dente. E che faccio, non parlo? Dimmi tu. E poi mi sono stufata di fare l'amore qua dentro, va bene? Amore, quante volte te lo devo dire che questo è l'unico posto dove possiamo stare soli, Mia moglie non viene mai qua, capisci? Questo è il mio regno, la mia alcova. Madonna, che ti farò? 8 volte faremo l'amore come i conigli americani. Stai a vedere, amore. Sarò un organo che vibra per te e per me. Più per te che per me. Ti spezzerò l'amore nella vita! Ma dottor, ho trovato la parte giusta! Però non hai trovato il momento giusto. Ah, no? No, lo vedi che sto lavorando? Lo vedo, lo vedo! Che sto facendo un'otturazione alla signorina. Ma perché io non so buono? Che quella da bambina ha avuto una... Ma te che cazzo te ne frega che ha avuto? Vai dentro! Brigati! A me che me frega? Meno male che non c'era nessuno. E quel rospetto là da dove è uscito? Ma tu chi dici, Peppino? Quello è uno stronzolo, non conta niente. Vieni qua, pensiamo a noi. Bella. Metti le due giberne sulla poltrona. Bella! San Sabino di Canosa, come sei carnosa. Aspetta che ti faccio vedere una nuova posizione del Kama Sutra là. Che... Ma che fai? Che c'è? Te stai eccitando? È una poltrona nuova, arrivata da Hong Kong. Non so ancora come funziona. Come funziona sta maledetta? Ma che fai? Mi mandi giù? Guarda lassù la lampada. Perché? Sembra una camera operatoria. Già fai lo stesso. Faremo l'amore in discesa. Andiamo, caduccia, sbrigati. Andovini che ti ha giù fatta c'è? Pasta e broccoli. Sì. E come li capì? Dal profumo. L'hanno capito tutti nel palazzo. Ovvero? Anche l'ingegnere di sotto ha detto. Dottore, che avete aggiustato la fognatura oggi? La fognatura? Ma questa è una fogna. Ma guarda che fotente. Ma perché non lo piace, signore? Ma sì, piace a tutti. Piace anche a Carlino, vero amore? Voleva se non gli piaceva, ma che faceva? Vomitava. Ma, regina, che modi? Ma signora, a un'esperta di arti culinarie queste cose non si dicono. E mi dispiace, uno che fatica la mattina a sera. Ma guarda un po', in questa famiglia non capiscono un cazzo. Per favore, vediamo di sbrigarci che sono già le 8:30 e devo andare. È tardi. Che sei di travoltola stasera? Vai a ballare? Ma che ballare? Io mercoledì ho l'esame di farmacologia e mica posso stare qui a perdere tempo con voi, no? Amore, mi dai un po' di formaggio? Ah, regina, bisogna licenziarla quella donna. Sì, sì. Oh, tu la devi finire con questa cazzo di farmacologia. Tu devi studiare femminologia. Tu devi portare quella donna che facciamo una mucchietta per i familiari io e te. Le piazziamo nella vasca da bagno con le tettole. Il formaggio. Due cucchiaini. E poi comunque divertiti, non studiare, senti. Ma come divertiti? Così diventa un donnaiolo cavadenti come te. Senti, per cortesia, io odio questa parola cavadenti. Te l'ho detto mille volte, Lucia, specialmente in presenza di nostro figlio. Io sono buono e carino, ma quando mi inghezzo?
poi mi passo. Sempre la stessa storia in questa Carlino, casa. Poi ti porto io un panino a mamma. Sì, ciao. Mamma. Ti ricordi l'immondizia? Sì, sì. Che schifizia. Oh, dottore, che fortuna averla incontrata. Dice a me. Sì, ho bisogno di un suo consiglio, venga, la prego. Ma io veramente dovrei... Non si preoccupi, solo un momentino. Si accomodi, venga. Scusi se approfitto, ma ho dei dolori fortissimi. Guardi che io sono solo studente del quarto anno, non sono un medico, non so... Ma che significa? Anche lei mi ha chiamato signora, ma io il marito è come se non ce lo avessi. Cioè, sì, insomma, non c'è mai e quando c'è, dorme. Comunque lei mi sembra molto intelligente e forse può darmi un consiglio. Io ho dei dolori qua, che mi finiscono qua e mi fanno mancare il respiro. Anche a me? Tocchi, tocchi. Senti che gonfiore. Vorrei farci dei massaggi con una pomata, ma da sola è impossibile. E poi vorrei almeno fargliela vedere. Che cosa? La pomata. Aspetti, dottore. Chi è questo pugile? È mio marito. Dov'è la commessa? Ah, eccola. Ecco, questa me l'ha ordinata il medico della mutua. Ma... dove è andato? Che matto. Mi ha lasciato anche l'immondizia. Oh! 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 Ma che abbiamo mangiato qualche volta insieme? Per carità, vieni qua, che è un telegramma? Eh sì, ma qui non ci sta nessuno, me lo riporto indietro. Che ti riporti? Se è un telegramma sarà una cosa urgente, no? Ma te che ti frega? Peggio per lui se non ci stanno. Calma, come non c'è? Quello è uno studio dentistico, a quest'ora che vuoi che lavora qualcuno? E io sono stronzo allora. Ma cosa accendere tu, buon uomo? Su, dammi questo telegramma. Guardi, ordine tassativo, nemmeno il portiere ce lo do, va bene? Oh, e che cosa gridi? Che bella portata a bottonare? Sono io, dottor Pischella. E perché non me l'ha detto prima? Scusi, non mi sarei mai permesso, io si figuri, non ci faccio mai... Fuori le prove. Senti, ragioniamo con calma, guardiamoci negli occhi. Vabbè, lascia perdere, non guardiamoci. Dunque, che cosa ci vuole a capire? Che se quello è uno studio dentistico con annessa abitazione, ci sarà un'abitazione con annesso studio del coso. Chiaro? No. Scusa un attimo, eh. Io disputo questo. Oh, ma questo è tutto scemo, è tutto suonato. A proposito di suonare, qua ci riprovo. Forse stava al cesso. Sentite, sono il dentista. Telegramma, dottore. Dottore, sali di fronte, c'è uno, è un po' così, che la somiglia tale e quale a lei, spiccicato proprio, dottore. Sì, sì, è il mio fratello gemello. Solo che povero disgraziato è stronzalo. Lo sai che fa di professione? No. Il porta telegramma. Come me? Uguale. Arriverò domani da Milano, ore 10, stop, zio Saverio. Ah, zio Saverio è lo zio della zia. Chi cazzo è zio Saverio? Ma te l'ho detto, è un fratello di papà. Che me ne frega a me, è un fratello di papà, un fratello di mamma, è tuo zio, eh. Guarda, guarda, qui era ufficiale, è stato in Africa 2 anni a dire Dawa. E che cavolo è andato a fare fino in Africa a dire Dawa? Non lo poteva dire in Italia. Dawa faceva prima, no? Guarda, qui al battesimo. Ah, sei battezzato tardi, però. Al mio battesimo. Ti dico che è un uomo eccezionale, simpatico, dolce. È un viveur. Ecco, l'avevo intuito dalla faccia. Viveur, questo è dritto, ha speso tutti i soldi in giro per i casinò. Adesso che è vecchio, ringoglio, senza una lira, bella bella, da chi viene? Da Pischella? No, è un riccone. Pure ricchione, peggio. Gli omosessuali oggi devono pagare bene, se no chi ci va? Ti dico che è ricco, ricchissimo. Io sono l'unica parente che gli è rimasta. Senti, amore, tu sei tanto bella, sei tanto dolce, sei lunga quando un'autostrada, ma come cervello sei un po' striminzita, scusa, eh? Perché tu credi a tutto quello che ti dicono e bevi, du-du-du-du. Quando ti dicono miliardario, vuol dire che sono stronzoli, non c'hanno niente, eh? Ha fatto i miliardi a dire Dawa. Ma perché? Quando danno ogni volta che uno dice Dawa? Smettila di giocare. E vabbè, sto zuzzerellando, tu ti offendi subito, ma fanculo tu e tuo zio, Ma scusa, t'ho mai detto una cosa per un'altra? No, questo no. Ecco, allora lo vuoi capire che lo zio è miliardario? Ci credi? Insomma, il Ringoglio è ricco sfondente. Ammazza, le 12:12. Com'è che ancora non si vedono questi?
Allora? Non c'era, papà. Carletto, ma tu all'aeroporto ci sei stato? Come no? Non ci sono andato. Hai fatto chiamare Saverio Baghettoli? Sì, Baghetti. L'ha detto anche l'altoparlante. E guardami in faccia quando ti parlo, porca puttana. Non mi guardi mai. Mi fate stare nervoso, scusa. Sono le 12:13 e è successo qualche che cosa. Che ne so? Ecco, arriva Peppino. Ah, eh. Ah, ha preso il tassì, signorino. Prego, dottore, grazie, s'accomodi. Grazie. Senta, sul treno di Milano e quello di Bari non c'era nessuno. Ma perché? Tu sei un meccanico dentista, stronzolo. Chi ti crede di essere? Rockefeller che prendi i tassì? Ma me l'ha detto lei di prendere il tassì? Se c'era zio Saverio. C'era zio Saverio? No. E allora niente tassì. Fatta la finta, eh? Ma chi è? È che per uno schiaffo è già chiamata l'ambulanza. Io no. Cercate qualche cosa, portandino? No. Noi cerchiamo il dottor Pischella. Ce l'avete di fronte a voi? Ah, grazie. È là di fronte. No, di fronte. Sono io, Pischella. Ah, Lelù. Giovanni, sì. Lelù. Che Lelù? Sono io. No, ho detto a lui che Lelù. Ah, ha detto a Luca Lelù. Andiamo, Giovanni. Forse papà, vada Lelù di Lelù. E chi è questo? Questo è il signor Saverio Baghetti. Baghettoli. Zio Saverio. Lo zio Saverio. Zio Saverio! Che bella cera! Ma questo è mummificato. È vivo? Certo che è vivo. È vivo, sì. E glielo dimostro. Ecco qua, guardi. Facciamo la prova specchio. E che è un detersivo? No, la prova specchio, guardi. Hai visto? Dunque lo specchio si è appannato. Vede? Se lo specchio si appanna, cosa vuol dire? Ci vuole tergicristallo. No, vuol dire che il malato respira. È vivo. Ah, è vivo. È vivo. Beh, meno male, va. Dunque, dottore, dove lo mettiamo? All'obitorio, secondo piano. Ma che cazzo lo conosce? Ma che cazzo lo conosce a questo che è appena arrivato e già mi costa 1.300.000 lire? Ma non essere così meschino. E poi parla più piano perché sennò si sveglia. E se ha delle buone intenzioni? Ma quale intenzione? Che me ne frega a me? Questo mi è puzzato subito appena l'ho visto io. Questo non ha solo la faccia del morto, ma del morto di feme. Troppo bello così. È arrivata la vecchiaia arteriosclerotico, si è speso tutti i soldi in giro per il mondo, poi dice adesso che la vita non è più bella, vado a morire a casa di quella stronzola di Pischella. Mua. Ecco. Si sta svegliando. È vivo. Zietto. Oh, che bel sito. Eh? Oh, che bel sito. Ok. E che sto in paradiso. Questo è questione di momenti. Pietro? Chi è Pietro? Chiavi. Dico le chiavi per entrare in paradiso. Ah, un gelò le chiavi. Pietro è uscito, è andato a prendere un cappuccino. Ma non ti ricordi di Lucia, la tua nipotina? Come non mi ricordo, Lucia? La mia piccola Lucia. Sì. La mia piccola. Ma come sei cresciuta? E cresce ancora, giorno per giorno. Vieni giù, bello. Dammi un bacio. Zietto. Dammi un bacio. L'occhio, il vecchio. Va bene, zio, lascia perdere, si stendi. Chi è Pietro quello? No, è mio marito Nicolino. San Pietro è uscito, io sono San Nicola Pischella. Vieni su. Dammi un bacio. Ma dagli un bacio allo zio. Dammi un bacio. Io non sono abituata a queste cose, sono costipendo, non la prendete. Tutti i microbi che hai tu sono niente in confronto a Jeremy, che io tutti ce l'ho. Due gocci, bicocci, tre gocci. Nonna benedetta, oh, l'incoronete, salvami dal vivo. Siete le uniche persone che ho al mondo io. Non mi è rimasto più nessuno. Ah, come sono contento di morire qui. Ah, che pensiero gentile, morteccio. E poi, a chi lasciavo tutti questi? A chi lasciavo? Io già ho telefonato da Milano al notaio di qui. Domani viene e mettiamo a posto tutto. Zietto, come sei buono, grazie. Vabbè, lasciamo stare tutti questi convenevoli, sennò questo affatica. Ha già la gelida manina, questo. Senti, zio, questo fino a domani manco ci arriva. Senti, zio, facciamo una bella cosa. Per questa notte io ti trovo una bella infermiera, va bene? Una bella infermiera per questa notte gliela trovo io. Oddio, mamma! Aiuto! Ah! Il mastro! Che è successo? Andiamo a vedere. Zio Saverio! Oh, ma Dio, ma che è successo? Non è ingombo, e che è successo? Luca. È successo che ho visto il mostro. Ma come il mostro? Dove? Sì, eccolo lì. No, non lo guardo più. E non bisogna esagerare, il mostro, che mostro? Madonna delle sette bellezze! Adesso come ti senti? Male. Voglio il dottore mio. Facciamo una piccola disinfettatina. Copriamo. Ecco. Tra poco vedrete...
Vedrete che dopo questa iniezione lui dormirà tranquillo. Ah. Meno male, così dormiamo un po' anche noi. Ma lei che è il suo medico, ci dica come sta. Ecco, dovendo fare un quadro clinico, certe le condizioni sono quelle che sono. Muore allora. No, no, però bisogna lasciarlo dormire la notte. Non lo dovete disturbare assolutamente, la notte deve dormire. Chi lo vuole disturbare? Però c'è un fatto, l'infermiera di notte che la pago a fare. Ah, non serve, la potete mandare via, mandatela via, non vi serve l'infermiera. Quello deve dormire solo. Oddio, chi è? Meno male che questa quando passa avvisa. E dove sta? Eccolo. Eccolo. C'è una sedia. Eccola qua. E quale sarà? Io stacco. Ah, io stacco. Proviamo questo. Sarà questo? Può essere. Chi lo sa? Questo. Questo. Bello questo. Bello. Facciamo che ti casco. La sossa! Hai capito che bocca? Pieno? Corri! Che devi correre? Sarà il randolo del cadavere già. Hanno riesumato il cadavere. Ecco qua. Zio Saverio, che è successo? Zio. E che è successo? Che è successo? È successo? È successo. È successo. È successo che stavo andando a cosa per fare una cosa. Il bagno. E mai di là. E che ne so? Non sono ancora padrone della casa, bene, ancora, no? Non è ancora padrone bene della casa. Ho intruppato nella cosa. Nella sedia. E sono caduto. Io te l'avevo detto, qui ci vuole l'infermiera. Ma un'infermiera di notte, non un vaso da notte. Mi scusi, sto cercando un'infermiera. Com'è che si chiama? E che ne so, io mica la conosco. E allora se non la conosco, che cavolo la cerca a fare, scusa? Mi hanno detto di trovare un'infermiera. Ah, ti serve un'infermiera? E parla tagliente. Ah, deve essere bella, bella, anzi, deve essere, no, questa è buona, deve essere la più bella dell'ospedale. E che ci devi fare, le lezioni di Miss Cristina? Ma no, serve per l'assistenza di notte a un vecchio. Sì, di notte a un vecchio, figurati. Ma queste nostre infermiere possono fare tutto al più l'assistenza a qualche giovanotto. Ah, sì? O al massimo a qualche primario. Sì. Mamma di quella com'è buona! Questa è brava, è un'infermiera delle parti ginecologia. Buongiorno. Buongiorno. Vai, vai. Vai. Ah, sì? Vai, cammina. Posso? Vai. Grazie, dottore. Signorina? Vai. Signorina? Ehi, hey, oh, ma che gli è successo? Niente, devo fare una ricerca. A reparto osservazione. Oh, no, l'antitetanica no, oh, questi come da piolo da buca nel culo. E adesso mi dici dove sei stato. Non mi possono cercarmi, dottore, mi hanno tenuto via stamattina in osservazione. E che ti dovevano osservare quando sei stronzolo? È permesso? Buongiorno. Ah, buongiorno signora, come va? Buongiorno. Bene, signorina. Grazie. Accomodatevi un attimo in poltrone che io vengo subito. Vieni qua. Ah, sì. Vieni, vai a lavorare che c'è un sacco di roba da fare. Dì a mia moglie che l'infermiera non la voglio più. Dottore? Sì? Scusi, ha bisogno di un'infermiera? No, quella è mia moglie che, siccome è arrivato lo zio da Milano, no? Che quello zio Saverio doveva arrivare in aereo, poi invece è arrivato con... Insomma, vogliono l'infermiera, ma io non la voglio. Che peccato, perché sa, mia nipote... Ma zia, lascia stare, non insistere. Che fa sua nipote? Mia nipote è infermiera diplomata, ma se non le occorre... Come non mi occorre? Appunto stavo dicendo che un'infermiera a noi è necessarissima. Proprio noi ci dobbiamo fare un'infermiera che ce la dobbiamo fare, se lei vuole, ecco. Visto che delle volte capita la coincidenza della combinazione, è precisa. Anzi, andiamo di là che ci mettiamo d'accordo su tutto. Venga. Scusi, dottore, la mia protesi. Non la sistema, la mia protesi. Signora, lei è tanto sistemata così come sta. Che sì. Se ne frega, è bella, lasci perdere. Lei crede? Andiamo su. Andiamo, sì, che viene anche la zia? Sì, certo. Hopla!
Una piumola, signora. Mi dia l'avambraccio. Non si pentirà, la mia bambina è bravissima. Zietto? Che c'è? Ti volevo presentare... Chi è? La nuova infermiera di notte, quella vera. Quella? Sì. È bella. Ti credo. Bella. Grazie, molto gentile. Comunque non faccio sforzi. Le manine che c'è qui. Buono, sì, sei ingrifato il morto. Senta, le prescrizioni del medico. Stanno di là sul comò. Lucia, sì, vieni un po' giù che ti devo parlare. Dimmi. Lucia, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Che cosa? Ho fatto una cosa di cui mi vergogno. L'avevo capito, io hai fatto la pipì. Peggio. La pupù. Peggio. Pipì e pupù. No. Ieri quando è venuto il notaio... Avete fatto la pipì insieme. Abbiamo fatto la pipì insieme. Che ne so. Che pipì insieme. Ieri quando è venuto il notaio... Sì. Io ho fatto testamento... A favore dei carmelitani scalzi! No, porca puttana! Sta zitto, che mi fa male! No! E poi dico io, perché i carmelitani scalzi? Che si devono comprare con tutti i miliardi le scarpe? Poi non ho capito. Se questo fondatore di quest'ordine li ha voluti scalzi e morti di fame, lasciamoli così, no? Sì, lo so, ma ieri ero molto arrabbiato. Quando ho visto quella specie di monaca brutta che mi avete mandato, ho detto l'hanno fatto apposta. No, perché questa appena la vede... Gli prende un colpo e muore, hai capito? No, zio, non l'abbiamo fatto apposta. È gelosa, zio. I soldi sono tuoi e tu puoi lasciare tutto a chi ti piace. No, relativamente, relativamente. Le leggi italiane parlano chiaro. Che dicono? Che scherziamo. Che dico? Vocale non usufrutto, quando uno muore ci deve lasciare tutto. È la legge. 28 codice di procedura penale, comma 5, interno 4, senza portiere. E poi c'è l'IRPEF, l'ILOR e le persone fisiche. Adesso lasciatelo stare perché si deve prendere le sue gocce. Ah, le mie gocce per il sonno. Quanto fanno bene queste gocce per il sonno? Fanno dormire subito. A salute. Buona, no, dico buone queste gocce. Sì, è buona la medicina. Mi fanno venire subito sonno queste gocce. Andate un po' a dormire voi due. Vai a dormire. Andate a dormire. Andiamo a dormire. No, io resto qui a fare un po' di compagnia alla signorina. Ma non ce n'è bisogno. Oh sì che ce n'è bisogno, vai. Un momento. Vai. Pieno? Vai a dormire. Non dire. Oh, vai a dormire, vai a dormire. Lo devo decidere io, se ho sonno oppure ho sonno. Buonanotte. Carlo? Sì? Che stai facendo? Ma non lo vedi, sto studiando. Senti, ma l'hai vista la nuova Night Fever? Chi? L'infermiera di notte. No, mai vista. Madonna, benedetta, una bombola. Una ciccione. Ma quale ciccione? Quelle c'ha due giberne, porca puttana, che parlano. No! Ti piacciono, eh? Azzo se mi piace. Senti, vai un po' di là. Se la vedi, lasci stare tutti questi libri che non servono a niente. Senti, papà, sto studiando. Se ti piace tanto, vacci tu. Delle volte tu mi fai venire veramente la febbre a me. Mi ingazzo da morire perché mi fisso che tu non sei figlia a me. Guarda che io non ti vedo accitetto. Ti vedo sempre a lambanetto, unicordo, univiso, unilaterale con la mene mangina. Ma non hai preso niente da me. Io appena vedo due tettole, mi arriva l'eccitamento al diapason del cervello. Non lo so. Io non dico che ogni femmina che vedi ci devi saltare addosso zu 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 come i conigli e le metti in gitti. Non lo so. Per fortuna nostra è una famiglia sana. Però dico io, ci sono mille fattori collaterali da fare con una donna. Che te ne devo insegnare io le cose? Ma... Dove vai? Zitta, che... Stavo andando a cercare le sigarette che non le trovo. Le cerchi in ginocchio, eh? Per forza, che le pantofole non ci sono, che faccio? E dove sono di solito le sigarette? Non lo so. Sono nel portasigarette. E dov'è il portasigarette? Intorno alle sigarette. E di là, è in salotto. Beh, se vuole gliene posso dare qualcuna delle mie. Anche grazie, signorina. Appunto, dicevo che... il gomito! Che dolore, mamma. Non voglio disturbare. Oggi non mi va la pipa, fumo questa. Grazie. Senti, amore, sto pensando una cosa. Tu stai troppo scomodo su quella poltrona. E notte inoltre, tu stai sacrificato. Lo zio si è addormentato, vai di là, io rimango a coccoletto. No? Ho detto una stronzetta. Non fa niente, tu vieni di qua. Io forse che mi sto ingasinendo. Meglio che vada a letto. Signorina meridionale, che patosta, gelosa. Rivederla a tante cose. Buonanotte. Se nel frattempo ha bisogno di me, nella notteta sa dove trovarmi. No! Chi è? Biancaneve i sette neri. Tu! Che bello. Non si preoccupi, signor Saverio, stia tranquillo, dorma. Oh.
Meno male che l'ho incontrata, stavo venendo su da lei. Da me? Sì, venga un momento. Ma guardi, che se è per quell'odorino, io non sono ancora medico. E per il rubinetto. Veramente non sono nemmeno un idraulico, non ci capisco niente. Però è così bello alta. Venga un attimo a vedere. Sono rimasta senza acqua in cucina. Non posso fare nemmeno il caffè. Ieri è venuto l'idraulico. Bravo ragazzo. Ha chiuso lassù, sa. Ha fatto una riparazione, ma si è distratto e ha lasciato chiuso. È così duro che non riesco ad aprirlo. Senta, se vuole ci posso provare io. Oh, sì, ci provi lei. Ecco fatto. Che bella statura lei. Ma... proprio la mia misura. Ma che ha fatto? Si è spogliata? Tanto dopo devo fare il bagno. Ah. Simpatico. Io veramente dovrei andare all'università. Non posso... Bambinone, non posso... ma che te ne frega? Va bene, ci andrò domani. Oh. Chi è? Niente, è mio marito. Oddio, è tardi, devo andare. Non si preoccupi, tanto torna a letto subito. Mi dispiace, devo andare. Aspetti. Tardi. Arrivederci, grazie. Che caro, però, è geloso di lui. Carletto? Oh, dove è Scap? Carletto? Ma, c'è permesso? C'è qualcuno? Chi è? Ah, buongiorno signora, mi scusi, sono Pischella, il dentista del piano di sopra. Siccome ho visto mio figlio che corre... No, e allora... credevo che era successo qualche... Tutto! Ma qui non aprono. Forse ti conviene venire qui, vedrai che qui fai prima. Accidenti, sono 20 minuti che aspetto, devo solo presentare una domanda. Mettiti in fila. Un momento, in fin dei conti è arrivata prima di voi e poi è un'altra. Carina, che ti ci vuole il protettore qui? No, il protettore serve a tua sorella. Perché a tua sorella no? Poi di questi tempi litigare è troppo pericoloso. Metti che ti capita un drogato. Ah, gli do un cazzotto sul naso e buonanotte. Non sarà disintossicante, però rischiare le idee, da retta a me. Comunque sei stato molto carino, grazie. Figurati. Senti, piuttosto, come vanno gli studi? Vanno bene? No, ma non devo fare degli esami, è solamente una domanda di iscrizione a un corso, niente di importante. Io il 15 devo fare l'esame di farmacologia, sono già un pezzo avanti e... Senti, perché non ci vediamo qualche volta? Sì, volentieri. Facciamo stasera? Sì, cioè no, sai, la sera non posso uscire di casa. Beh, allora possiamo fare nel pomeriggio. Verrai volentieri, ma... sono molto stanca, meglio di no. Ah, va bene, vorrà dire che a ballare ci porterò qualcun'altra. Vigliacco, prova a portarci un'altra e ti mollo un cazzotto sul naso. Nicola? Nicò, su io. Facciamo presto che ho andato allo parrucchiere. Ma com'è che ieri non mi ha telefonato? Buongiorno. È lo dottore. Non c'è. Ed è andato? E non lo so, andava di fretta, non mi ha dato neanche uno schiaffo. Stronzo. Me lo dice sempre pure lui. Ma no, ce l'ho con lui. Mi fa venire qua e poi non si fa trovare. Mo mi dici io che faccio? Ci sono io che lo sostituisco in tutto. Se vuole l'aiuto a spogliarsi. Brutto porco, come te permetti? Ma, signora, Zaira, era per non farle fare il viaggio a vuoto, visto che è rimasta così delusa. Che credi d'esse? Se dici un'altra parola te ne do pure un altro. No, no, se no sparigliamo. 2 e 2, 4. Ecco, speriamo che ci sia quello giusto lì in mezzo. Fatevi esaminare. E non svagate, questi sono burini. Sono furbi, sai. E poi, casomai, stanotte ne stacco un altro po'. Una schienata. Proprio qui. Ma io stacco. Ah, io stacco fino a che non lo trovo. Come sto? Benone. Grazie. Fammi dare una guardata. Che si vede? Che? La barba, no? Si vede, sì. No, dico che si vede, che è finta. No, pare vero. Ecco questo. Pare vera, no? Pare vera. Allora tante grazie, dottore, tante grazie. Che mi fa un favore? Sì. Che mi fa entrare mia nipote? Subito. Mia nipote? Grazie. Sì, anche il notaio è più di là che di qua. Ah, grazie. S'accomodi, signora, grazie. Entri pure. Ma veramente ha chiesto di sua nipote? Ma che mia nipote? Quella è mia moglie, è la mia metà. Che situazione. Ah.
E poi lei è notaio, scusi. Allora faccia le cose che... E che elastico questo? S'accomodi. Sembra tira e molla. Caro zietto, nuovo giorno, nuova vita, allegria. Sai che ti dico? Benissimo. Ah. Sì, sì. Sono contento di aver rimediato a una grave ingiustizia. Nicola. Chi è? Io ho annullato il Vecchio Testamento. La Bibbia. E a vostro favore ho fatto il Nuovo Testamento. Grazie, Mosè. Grazie, zio. Prego. Diverti? Molto! Era un pezzo che non ci venivo! Strano, ma tu non ce l'hai un ragazzo? No! Ma com'è possibile? Non mi piaceva sentirmi legata. E adesso ti piacerebbe? Che ore sono? Le 9:05. Alle 9 in punto devo scappare! E chi sei? Cenerentola! E tu allora saresti il principe azzurro? Beh, quello era un cafone, io no, io t'accompagno! No, alle 9 viene a prendermi mio zio. Preferisco che non ti veda, è un rompiscatole. Ah, ho capito. Ho capito perché non ce l'hai un ragazzo. È una cosa che a te non riguarda. I love you, madame. Signorina. Oh, mi scusi se ho fatto tardi. No, no, per carità, vada calma, vada tranquillo, non si preoccupi. Padrone sono io qua. E poi che ci preoccupiamo del vecchietto? A quest'ora sarà già decesso lo quello. Ah, si figuri. Pensiamo ai vivi. Salta chi può, come dice Sara Simeoni. Vieni, è che la filarmonica di Vienna. Come sta? Non lo sente, dorme come un bufalo, come un ghiro. Ci ho dato un po' di sonnifero, così il passo è breve. Ma si dorme sempre, che bisogno c'era? Meglio abbondante che deficiente, come dice Dante, inverno è paradiso. E poi in fondo, che ci interessa di lui? Prego, signorina, faccia come se fosse a casa sua. Dunque, signorina, io ho dei grossi progetti su di lei. Su di me? Sì. E cioè? Lei è bella, brava e buona e si vede. Però diciamolo papele papele. Lo sente il bufalo? Lo sente? C'è già il randolo del cadavere, puzza. Quanto può durare? 10 giorni, 15 giorni, poi se ne va. Invece è lei che mi interessa, signorina. Il suo discorso lo voglio fare un po' più lungo. Perché lei c'ha proprio il fisico della odontotecnica. Dunque, io ho degli amici qua vicino che hanno una scuola di odontotecnica, non per dire diretta da me. La mando lì a scuola e poi viene a lavorare with me. Ma che fa? Fuma? Perché? Bieteto? Gli può far male, no? Ma no, c'è un filtro di 1,5 metri. Non a lei, a lui. I cadaveri non fumano. Lo faccio per lei, non per la Salma. Dunque, mi scusi, la vede la mia posizione è un po' scomoda, no? Come si fa a parlare in una casa di cose intime? Vediamoci in un posto tranquillo, in un ristorante. Non so, domani per esempio, a 1:30, se lei vuole. Vuole? Sì, grazie. Ci vediamo alla Grotta Palazzese, sa dov'è? Sì, è quello che sta a Polignano. Sì, dove si mangia la ragostola. Nicolino. Che c'è? Sì, amore. Non sono il tuo amore. Che cosa fai lì? Niente, parlavo con la signorina di un nuovo farmaco anglosassone, la gornonosorcina, che fa bene di notte. Non è ora di andare a letto? Appunto, dicevo, siccome il farmaco che voglio vedere... Arrivederla, signorina. È gelosa e meridionale, ci vediamo. Se ha bisogno di me, mi chiami... Senti, no! No! Chi è? Frachezza da Velletri. Falla entrare. Ci tua. Buonanotte. Ci tu qua, ci tu qua, ci tu qua. Ed ora? A noi due, signorina. Lo sa chi è uscito? In questo momento, mio marito. Sì, certo, però mi crede, signora. Io credo a quello che vedo ed è stata una scena disgustosa. La sua vita privata non mi interessa, ma quando lei è qui in casa mia, si deve comportare bene, altrimenti la licenzio su due piedi. Ma signora, lei ora esagera, non può trattarmi così. Sì che posso. No! No! No, no! Sai che ti dico? Io domani chiamo il notaio, straccio il testamento e ricominciamo da capo, cambio tutto! E adesso va a letto. Ma... Ho detto va a letto! Ma zio! Ma ti ho detto va a letto! Ho detto va a letto! Buonanotte, zio. Signorina, ma la vedo molto rigida. Guardi quanto è bello qua. Sorridiamo, su, brindiamo. Senta, sono venuta qui perché le volevo parlare.
sua moglie mi ha trattata molto male ieri notte. Henry, grazie. E io sono rimasta solamente per il vecchio, perché con me è molto buono. Quindi le voglio dire una cosa, mi stia lontano. E che ha qualche malattia invettiva? Faccia conto che io non esista. Beh, ma non è il caso, dico, di prendersela per una stupidata che ha detto la corazziera, mia moglie. Ma lei non la conosce. Ma lo sa che l'ultimo psichiatra che l'ha visitata ha detto che è affetta da mania di persecuzione di una cosa depressiva amnesiaca. Cioè, nel senso che tutte le stronzette che dice, il giorno dopo non se le ricorda più. Ma davvero è così grave? Oh, stracchettola, è gravissima. Quella è una cosa congente di famiglia. Lo sa che mio cognato ha 18 anni e alto 2,20 m? Quando uno è molto alto, quello pensi che... Insomma, i loro cromosomali, per usare le parole povere, no? Non sono normali, piatti come gli altri. Allora sono spilunghetti. Allora qua dentro non c'è un gavolo, capisci? Pensi che nostro figlio, no? Che nostro figlio, mi scusi. Che nostro figlio è un ragazzo eccezionale, bello, fico, aitante, slangeto. L'ha ridotto ringoglioneto. Ma... Ah, finalmente. Pronti gli spaghetti alla marinara? Sono al dente? La deformazione professionale, al dente, ho detto. Per il secondo hanno già deciso? Il secondo a secondo, dopo decidiamo. Qui c'hanno un pesce, come le rose, senza spine. Grazie. Mi scusi. Ma non avevi ordinato la matriciana? Sì. E com'è, sono bianchi? Boh. Scusi, sarà l'umidità della grotta, mi sento un po'. Dunque, signorina, parliamo di cose serie. Io ho deciso di prenderla a lavorare con me. Lei diventerà la più bella e brava odontotecnica del mondo. Ma non ce l'ha già un aiutante? Chi, Peppino, il crostaceo? Ma quello come l'ho creato così lo distruggo. Quando voglio lo licenzio, tiro la catena e ciao. Quante cose belle possiamo fare insieme, signorina. Pensi che, come diceva quell'arcivescovo di Lione, anche quella del dentista è una missione. Perché in fondo lei si immagina quando arrivano questi vecchietti che soffrono tutti quanti con la piorrea, tutte le gengive piene di pus, di sangue. Queste sono opere di bene. Estirpando il dente a questo poveraccio ti sente alleviare l'anima, capisci? E quando arrivano con tutte le gengivite sanguinande, tumefatte, ma che fa, non mangia più? No, grazie, sono sazia. No, staccati per un chilo e tre abri. Fate gli esami bene perché domani telefono. Ma come mai è sempre occupato là? Quello è un locale pubblico, è un bar. Già, un locale pubblico. Date indifferentemente. Che situazione. Vai, vai. Oh. Oh. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. No, non ne ho potuto fare a meno. Io detesto, odio le cattiverie, le angherie. E tu sei stata dura? È cattiva con quella povera ragazza indifesa. Hai ragione, zietti. E allora, si è fatta la tua volontà? Come in cielo, così in terra. Certo, si è fatta la mia... E sai qual è la mia volontà? Hai visto il notaio? Sì. Ecco, tutti i miei beni sono ritornati a chi? A chi? Ai carmelitani scalzi. Ah, c'è una fissazione con questi carmelitani scalzi. Scusa tanto, zio, volevo sapere una cosa. Tu prima di venire qua avevi qualche calzaturificio da qualche parte. Ma che calzaturificio? A meno che... A meno che? Chi vuol capire capisca, non parlo più. Ancora un po' di blonde blonde. Un pochino di tamarindo, così sembra proprio Coca-Cola. Un altro quartino di champagne. Guarda che ne ha già bevuti tre, non le faranno male. Non ti preoccupare, dai, resta a me. E poi... diventano più sciolte, diventano. Uno, due, tre e quattro. Vai facile. Vado tranquillo. Vai tranquillo. Ecco, te ne ho portata un'altra. Ah, che sete che ho stasera. E poi la Coca-Cola mi piace moltissimo. Che bello questo disco. Sì. Andiamo a ballare. Andiamo, andiamo. Mi gira la testa. Anzi, non la testa, mi gira intorno la sala. Senti, ma allora è meglio che usciamo. Andiamo nella macchina. No, voglio ballare. Dai, andiamo. E poi? Che cosa vorresti fare in macchina? Beh, stare un po' insieme. E darti un bacio. Thank you.
Così, oppure anche meglio. Così. Te l'ho sempre detto. Funziona. Ciao. Come ciao? Che c'è? Bacio appassionato da Dio. Ci vediamo domani. Va bene, ciao. Buonasera. Buonasera, signorina. Non pensavo che sarebbe venuta. Perché? Perché ieri sera mi sono comportata in maniera talmente sciocca. Mi perdoni. Oh, capita a tutti di essere nervosi. Eccole. Lei è una brava ragazza. La colpa è tutta di mio marito. È un animale. È un maniaco sessuale. Ma non si può. Non ha fatto niente di male. Comunque diffidi sempre di lui. Non si lasci incantare. E non gli dia ascolto. Non c'è problema. E poi io sono fidanzata. Ah, è fidanzata? Meno male. Con permesso. Prego. Signor Saverio. Signor Saverio. Bella, dolce, bella e buona. E invece sono cattiva, devo darle la medicina. Ma mi puoi dare quello che ti pare, se è buono lo stesso. Buona. No, grazie del sacco, perché io le medicine le prendo così. Eccoci. Accendo senza acqua. È un po' difficile. Io accendo la stufa, lei si spoglia, ma l'ha ingerguata tutta quanta. La lunga addormentata nel bosco. E che si piazza dal centro dell'area di rigore? Così io non vado in porta, eh? Maledetta, sarai gelosa e ingazzeta. Ma io sono dentista rapeto. Tiè! Ah, come sono buoni i rigatoni, altri due. Altri due. E che ci vuole? Mi correggio. Massimo, muoio. Mi posso spezzare un dente. Tenemelo aggiusto da solo. Che mi frega a me. Che cazzo mi è venuto in mente di andare a latte qua a me? Quando è alto? San Pangrezio del Terrezzo. E non muoio più. Buon appetito, grazie. Che bel sogno. Un sogno bello. Non basta. Non vuoi. E che è sto caldo? Ma si è bloccata la digestione? Gliel'ho detto, sono troppi. Dice magna, sono buoni. Che caldo. E sono buoni, sì, sono buoni. È sempre l'ultimo rigatone che ti frega. Stia buono, stia buono. Thank you.
così passa un po' d'aria. No, ma guarda questa dove si è messa. Dicono farmaci anticolinergici, sostanze provviste di proprietà antagoniste degli stimoli del sistema nervoso parasimpatico, e quindi... Fernet Branca, digestimola. Fernet Branca non ha mai tradito una digestione. Non se ne può più. Non se ne può... È buona. È buona. Eh no. E quante sono? Tutte nude. Belle. 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 Non è niente, su, stia tranquillo. Come non è niente? Due sventole che non finivano mai. Era un incubo. Due incubi, due. Su, su, buono. Sì, buono, faccio ora faccio la nanna, è buono, calmo, buono. Sì, coccona mia, bella pure tu, bella cocca. Ah, ma da dove viene questo caldo? Ma... roba da pazzi, non bastava il riscaldamento. Signorina. Signorina. Carlo. Angela. Ma sei matto? Come hai fatto a sapere dove lavoro? Ma questa è casa mia. Casa tua? Certo, è casa mia. Ah, dunque saresti tu la famosa infermiera, La famosa infermiera? Ma che cosa dici? A casa mia non si parla d'altro. Dammi un bacio. Dai, lo zio dorme, si potrebbe svegliare. Sei matto? Ah, quello sarà già morto, che ti frega. Carletto? Carletto, mi senti? Oh, rispondi. Vieni di là che c'è l'infermiera di notte che c'ha due tettole che è la fine del mondo, è mezza nuda. E stai a sentire, sì o no? Tu, disgraziata, almeno rispondi, no? Non mi fare credere che c'è quella schifezza di tua madre che schifezza di tua... andiamo piene con le parolacce. Quale schifezza? Ma è lei, sì. Ammazza, ragazzi. E non me ne ero mai accorto io. E non t'avevo mai visto sotto questa luce, Lucia mia. Ammazza quanta roba. Maria Benedetta dell'Ingoroneta. Da dove comincio qua? Io ti prendo così, ti porto in braccio sulla sogliola. Mi metto le gambe a tracollo, mi metto. Io ti prendo per le due giberne e ti faccio... Ma a me che cazzo me lo fa fare? Stiamo qua, stiamo più comodi, no? Che ti faccio, Madonna Benedetta? Che ti faccio? Amore? Amore! Chiappa il vento nello studio, chi è? Chi è? Ah, sei tu. Beh. Amore, mi vuoi avvisare? Non mi dai manco un bacio. Che te prende, si moscio? Niente, che mi prende? Tutto, ho passato le giornate, amore mio. Qua sono cavoli ecidi, io non ce la faccio più, non rendo. Che ti devo dire? Mia moglie stanotte ha voluto fare l'adolescente, sale e scendi, quelle alte. Io che facevo? Sono veramente... Sì, sì, ho capito. Dunque io vengo qua, mi metto in libertà e tu mi dici che già la fai? Ah, bello mio, già mica tempo da perdere, sai? Lo so, amore, però non è che si può fare l'amore al tassametro, scusa anche tu. Già che stai qua, calmati e rilassati. Appoggiati qua, io ti curo una bella gengivite, una cariola, facciamo una bella otturazione. No, l'otturazione è meglio di no, se no mi eccito. Sono che non sia altro, però quando ti viene la voglia lo fai lo porco, Lo so. Chi è? Sono io, Lucia. Ah, è Lucia. È Lucia, mia moglie, scendi, sali, corri. Rino. Un momento, per favore. Prendi la ghipiera, la roba. Che faccio? Sì. Un attimo, amore, sto preparando un'iniezione speciale. Nello scapuzzino, dopo. Santa Lucia, salvami. Nicolino? Ecco, Michela, preparavo un'iniezione che, cambiando il farmaco, mutando la medicina, no, l'ammalato muore d'inverto. Eccomi. Cucù! Cucù! Stavo preparando il coso della cosa. Io ti ho preparato lo zabaglione. Non ce n'era bisogno, grazie, come amore, non ce n'era bisogno? Già pomeriggio, quasi sera, e stanotte come fai? Tiki tiki. Tacco tacco. Buchi buchi. Rock and roll. Ecco qui il regno del mio Nicolino. Venerina. Ah-ha. Oh. Che fai, mi rifai il verso? Birbone. Disgraziata.
E lì che c'è? Ah, lì c'è Peppino che lavora, una schifezza. Come una schifezza? Io voglio disordine. Tutto del mio Nicolino. Ma sono tutto. I topi, c'è un dai, gatto pure su. Con i baffi, che è una cosa... Ma che è successo qua? Come che è successo? È uno scandalo! È una vergogna! Ah, disgraziato maledetto! Ecco che cosa fa nel mio studio dentistico! In uno studio dentistico sacro dove io ricevo i clienti! Tu ricevi queste donne nude, questo tipo di donne! Che tipo di donne? Niente, un tipo normalissimo, signorina! Ma perché? Io ti ammazzo, ti mangio un orecchio! Ti do 50.000, stai zitto! 75.000! Va bene! Nicolino! Ti prego, non ti arrabbiare, ti fa male, calmati. Che vuoi calmare? Un disgraziato di questo che mi dici 75 a me. 75 che? 75 donne si è portate qua dentro. Ma come hai fatto che è stretto? Qua perché l'hai fatto? Mi sono innamorato, al cuore non si comanda. È innamorato. Nicolino, se sei innamorato, che colpa ne ha lui? Io però me ne vado. Ma che va via? Signorina, però non se ne vada così. Cerchiamo di ragionare un attimo così sistemiamo la situazione. Cavadendi, vigliacco. Ciao gattino, scusa. Oh, ti ha chiamato vigliacco Cavadenti, Cavadenti vigliacco, e tu non dici niente. Vigliacco mi ha detto a me. Ti ha detto vigliacco. Vigliacco a me? Ma no, signorino, io le spezzo le ossa e il capocollo, ma che si crede di essere? No, Nicolino, calmati, calmati, ti fa male, ti fa male. Io spezzo la siringa in bocca. Ti fa male. Ma calmiamoci, va. Ti fa male. Calmiamoci, l'unico sistema per calmarsi è respirare profondamente. Hai ragione. Così. Avanti un altro! Attenzione, vi ricordo che stasera alle ore 22.30 avrà luogo l'annunciata gara di ballo a coppie. Alla coppia vincente, primo premio di lire 2000 offerte da me e coppa d'argento offerte dalla gentilissima discoteca di Celli e Messapico. Agli altri classificati, ricchi premi. Non dimenticate dunque, ore 22.30. Ed ora ritornate a ballare non più a go go go, ma come innamorati. Peccato però non poterci venire. Lo dice a me. Mi fa una rabbia. Non hai idea. Dovresti darti malata. Sì, figurati. Tuo padre verrebbe subito a cercarmi. Ah, sicuro. Che strazio. Qualsiasi cretino è libero di uscire la sera e noi invece no. Niente. Beh, che ci posso fare io? A proposito di cretini, lo sai che mi è venuta un'idea? Un'idea favolosa. Quale? Dai, allora. Vedrai che funzionerà. Sicurissimo. Destra. Oh. Bella. Tocca. Che mi dai un po' d'acqua per piacere? C'ho tanta sete. Vieni, bella, vieni. Che cara. Grazie. Grazie, cucuna. Sto bella, bella. Ma che me dai l'acqua? Ma non hai capito che l'acqua era tutta una scusa? Io l'ho fatta perché voglio rivedere le manine tue delicate, le mani tue vellutate, le mani tue. E che mani sono queste? Oh, e tu chi? Oh. Ma chi sei? Tu c'hai la barba, sei un uomo? Sì. Tu sei un uomo. Siccome lei ha dovuto andare via, mi ha detto di sostituirla. Ebbene? Però non dica niente al dottore, sennò quello mi strozza. Niente, che sono male. Ma che fai, da biocchi? No. Io t'ammazza, io la metto in poliziotto. Ma no. Sei una madama. Ma no. Allora sei un ladro, leva la mano. Ma sto qui a guadagnarmi un pezzo di pane. Certo che pure te pensi un moribondo, però stai bene. Sto bene sì, a te che te frega. A me niente. Vabbè. Dottore, le devo parlare. Ma non si vergogna? Stare nuda per le scale? Sì, tanto. Vieni dentro. Vieni. Non posso, ma magari suo marito... Mio marito sta combattendo, ne avrà per 15 riprese, non ti preoccupare. Allora l'hai voluto tu. Oh.
sarà tuo marito? Non ti preoccupare, lui ha la chiave. Hola, guapa. Oh, hola. Ciao, Manolo. Ti ha riportato indietro tuo marito. L'hanno beccato alla prima ripresa. E ancora non si sveglia. Ma dentro un'oretta starà meglio. Ehi, come va, poverino? Sei tanto buono, ma tanto testardo. Io te lo dico sempre. Ma tu insisti, vuoi fare la box? Comunque, ho ancora un'oretta tutta per te. Tu, se n'è andato. Ma che tipo? Si vede che non è pratico della cassa. Sono preoccupata per Carlino. E pur qua? Come perché? È uscito così, di notte, a quest'ora, da solo. Che ti frega, mica un po' pende. Quello se la cava benissimo. E poi è meglio, così rimaniamo soli, you and me. Soli per modo di dire. C'è lo zio di là. Che ti frega, quella è più di là che di qua. L'infermiera dove la metti? Quella la metterei... Deve stare intorno al letto quella, guardare il vecchio. Beh, beviamo whisky, va. Così ci eccitiamo come cani arrabbiati. Faremo un amore al massimo dell'ingrifamento. Amore, lo sai che il whisky mi fa male. Per questo che io te lo do, per farti eccitare di più. 9 volte faremo i porcelli. Lo vuoi con ghiaccio o senza ghiaccio? Con ghiaccio, tanto, tanto, tanto ghiaccio. No, è meglio senza ghiaccio, per niente, sì. È più eccitante. Tieni. Amore, oui? Ti ricordi il giorno che ci siamo fidanzati? Ci siamo scambiati i bicchieri, così. Non ricordo questo. E ti ricordi il giorno che ci siamo sposati? Il brindisi a brindisi. Sopra di te. Sotto di te. Dentro di te. Chi è? Ditino! Ditino! Ti vedo, strenate. Sentiamo dunque gli applausi per la coppia numero 2. Benissimo, benissimo. Ed ora, miei cari amici, signori e amiche tutte, chiamiamo in pista la coppia numero 6, formata niente popoli meno che da... Dov'è? Eccola! Da Carlo Pischella e Angela Della Torre. Un applauso! Ok. Fai musica! Hai paura? No! Sia totale a questa. Ah. Va bene che sei lunga, Lucia mia.
Questo ormai è più di là che di qua. Angela. Angelo mio. Non rispondi. E tu sei timido, lo so. Allora lascia parlare solamente me. Dico tutto io, non ti preoccupare. L'avrai capito che sono innamorato di te. Mica siamo bambini, no? Madonna, sto perdendo la chepa, non capisco più niente. Sono un po' di giorni che mi stai facendo ringoglionire. Mia moglie dall'alto, il cadavere dal basso. Amore, bella. Tu mi fai impazzire, ma che naso che hai in mezzo agli occhi. E che labbra? Pensa se potessi dirti che sono innamorato di te come nei film americani. I love you! Questa è la... Sono arrapato come un pezzo. Che botte che ho detto, porca puttana. Su, vieni qua, amore, girati di là, voltati di qua. Amore. Bella fresca, soda, bella fresca, bella... che coscia, sono al massimo dell'ingrifamento. Sagherai! Adesso striscio, striscio dall'altro letto. Striscio come una pandera che di notte diventa più nera. In questo parapiglia stappiamo la bottiglia, brindiamo. Aspetta, faremo un bel brindisi da innamorati. Ci aiuterà nell'amore, I love you. Lo dice anche lo slogan. Se sei arrapato a Martina Frank, bevi Blanc de Blanc. I love you. Amore! Bello! Amore bagneto, amore fortunato. Dammi un bacio. Oh, beh? Che? Ma non eri già morto tu? Te lo do io il morto, brutto sporcaccione che non sei altro. Ma non ti vergogni alla tua età di insidiare una creatura così dolce, così pulita? Ossa via! Vabbè, se ti arrabbi così, me ne vedo. Ciao amore, ci vediamo dopo. Tu sai, perché non ti fai i cazzi tuoi la prossima volta? Grazie, ma salvato. E poi quello manco mi piace. Ed ora comincio io a chiamare qui in pedana la coppia vincitrice del terzo premio, che è, indovinate un po', la coppia numero uno! Ok, ok! Bravi! Applausi! Ok, d'accordo, benissimo! Ed ora chiamiamo in pista la coppia vincitrice del secondo premio, che è la numero 4! Okay. Bravi applausi! Ora chiamo in pedana la coppia vincitrice del primo premio assoluto, che è la coppia numero... la coppia numero 6! Grazie! Un attimo di attenzione, ragazzi! Attenzione! Un attimo di silenzio, per piacere! Un attimo di silenzio, grazie! Come di consueto, voi sapete tutti che la gloriosa e bellissima discoteca Io Valentino di Ceglia Messapico non tradisce mai. E la bella vincitrice di questa sera ha diritto ad esibirsi in una canzone. Signorina, vuole cantare? Prego.
La musica è qui, la musica è sì, la musica è c'è, fa, può, sì. La musica è qui. Però due che si vogliono bene non vivono di solo ballo e di passeggiate al mare. Angela, pensi che riusciremo a stare un po' insieme io e te da soli, finalmente? Magari una di queste sere ne riparlo a Peppino, che ne dici? Ma potrebbe essere pericoloso, se lo sapesse tua madre. Io ce l'avrei un amico che ha un piede a terra. Però è un po' troppo lontano, bisognerebbe andare fino a Foggia. Oppure, se tu non avessi tanti scrupoli, si potrebbe andare in un motel. Tu che ne pensi? Sì, lo so, ci chiedono i documenti, è imbarazzante. Però, facendosi un po' di coraggio, in fin dei conti, non è una cosa così brutta. Che ne dici? Tesoro, ti sei addormentata. Ma sei sicuro che non fa male? Ma no, è una stupidaggine! Che è sta roba? Questa è per prendere lo stampo per vedere dove manca il dente. Non ti preoccupare, tu stai tranquillo. Sei proprio sicuro che non fa male? Ma sì, è morbida. Non muovere la lingua. Ci penso tutto io. Così. Fatto. A posto. Stringi. Stringi. Guarda destra. Guarda sinistra. Guarda per aria. Mettete questo. Peppino, è mezz'ora che ti chiamo. Sordo sei? C'è zio Saverio di là che ti deve parlare. Sì, sì, ora vado, dottore. Che stai facendo? Niente, ho preso l'impronta al signore. E sbrigati che il tempo è in gelsa. Ecco, buongiorno. Apro la bocca, così. Ammazzalo, quanto è per duro. Forse, chissà il tempo che le lasciate, sei indurito. Sì. Non le fare più queste cose, le faccio io. Sì. Mi scusi, sa, pugile, non è pratico il disgraziato. Ora ci pensa il dottore. Maria Benedetta del Ringoronete, che hai combinato qua? Io niente. Dove hai preso l'impasto? È lì, nel secondo cassetto. Quello è cemento armeto! Tu, scusa, pugile. Ecco. Ma dottor, forse è meglio che vado dallo zio Saverio. Sì, è meglio, sono di spezzo le ossa a capocollo. Stai buono, non ti lamentare, che un bel ragazzo come te... in fondo, vedi che pezzi di denti che c'avevi. Che ti frega, li cambiamo. Nuova protesi, nuova vita, 8 milioni te la cavi. Sono buone, eh? Chi è? Che ne so io chi è? Chi è? Polizia! Ci siamo? Non c'è nessuno! Cretini, sono io, aprite! E vai a aprire, che è Alfredo! Muoviti! Eccoli qua, rimbambiti parassiti. Come sentono di polizia si cacano sotto. Ma com'è che sei venuto qua? È di giorno. Di giorno? Di giorno. Io la notte ho da fare, sono impegnato, lo sai, sì? E poi com'è? Come Maometto. La montagna non andava da lui, allora lui... Buono, che sono andava dalla montagna, che me frega. Oh, e poi cosa c'entra? No. Cosa c'entra? Entra! C'entra perché tu devi tornare a rivisitarmi, hai capito? Non che mi mandi lui. Ogni volta che viene lui mi tocca fare un testamento nuovo, allora può darsi che non ci credono dopo, no? Ma che sono, dottore, veramente? Io non ho capito. E poi sono andato a Bari. Sono andato a Bari a far vedere le pietre. Ma io che t'hanno detto? Che t'hanno detto? Guardate, e poi ha fatto una bella risata. E perché? Mi ha detto, questi ve li potete sbattere in faccia. Questi sono culi di bicchiere. No. Sì? No. Sì? Che situazione, ragazzi. Che situazione davvero, porca miseria, zozza! Io mi credevo di avercela fatta.
dopo tante fatiche, dopo tanto giuro, mentre voi ve la spassate! Sì, spassate, spassate, guarda che spasso! Sembra di stare al bagno penale, sembra di stare... Ma è possibile che non li riconosci? Ma un brillante è un brillante, mica un pezzo di vetro! Hai tu? E io mica sono venuto a vendemmiare qua, sai? Ho capito, Occa! Io lavoro la notte! Al buio! Senza luce! Sopra la sedia! Anzi, sotto un tavolino! Perché tutte le sere casco! Con tutta quella cera che mettono per terra! Quel lampadario l'ho fatto diventare un pollo, l'ho spendato tutto! Alfred, ma è possibile che non capisci niente? È una cosa così semplice, ma che ti ha fregato! Non ti permetto di offendere la sacra memoria del povero Saverio Paghetti! Un galantuomo. Ancora mi pare di vederlo sul letto di morte, mi pare di sentirlo. Quando mi ha chiamato accanto a sé e mi ha detto, Alfredo, ti devo dire una causa segretissima. In casa di mia nipote l'ho ucciso, nell'ambaterio, nel lontano 42, vi ho nascosto un brillante di 45 carati puro. Una fortuna. Nessuno sa questo. È una causa segretissima. Mi viene a piangere, ma pensaci, voraccio. È una causa segreta. E anche mia nipote Lucia lo sape, tu, Alfredo mio, ce lo devi dire a mia nipote Lucia. Tu ce lo devi dire a mia nipote. Io dico a tua nipote Lucia. Ma che sono matto, sai? Ma come un brillante di 45 gradi, io glielo dico a tua nipote Lucia. No, non è lui che mi ha derubato, casomai sono io che sto derubando lui. E sua nipote Lucia che gli sta pure bene, la nipote che... con quel marito che c'è, io me lo cucco il brillante, non so se avete capito. Ma intanto lui è morto. E chi se ne frega? È morto. Senti un è po', morto. Piuttosto come hai fatto a venire via? Non se ne saranno mica accorti. Eh sì, perché io sono scemo, no? Ho organizzato tutto, ho preso l'amico, l'ho messo lì, ta, ta, e me son dato. Bella. Sì, sì, lo so. Ma adesso con questa, tipo anestesia totale, il cadavere dormirà. Ma non serve. Da quando sono qua non sei ancora mosso. Non ti preoccupare, è meglio che il pachiderma derme. È meglio che il pachiderma dorma. Insomma, non si deve svegliare. Guarda che serve. Che schifezza di pelle che c'è questo. Tanto non credi che durmango fino a domani. Seppure rimpicciolita adesso. Comunque ha detto che domani chiama il notaio e cambia testamento. Speriamo che resiste fino a domani. Sono io che non posso più resistere, amore. Ma io ho bisogno che te lo dica, papele papele, quello che sente. Bella, bella, madonna mia, bella. Continuiamo l'incompiuto che abbiamo lasciato interrotto l'altra notte. Ma dottore! Bella. Mi scusi, dottore, ma è stato un riflesso condizionato, una cosa istintiva? Sono arrivato. Che fa? Alzati. La parrucca. La parrucca. Mettete pure la barba. Prendi questa. Ecco. Pure questa. Io vado a letto. Io pure. Ecco. Ecco. Ovvio. Sì. Oh, ma non si può mai dormire in pace qui dentro. Signor Saverio? Eh? Come va? Come va? Così e così. Ma sa che lei è unico al mondo? In che senso? Beh, entra e esce da questa stanza quando le pare. Entra, esce. E che entra? Io sto tanto male. Ma finiamola con questa commedia. L'ho visto adesso entrare e mettersi a letto. Mi vuol dire chi è e dove è andato? A te te lo posso dire. Sono andato a farmi le lastre. Ma che lastre e lastre? Lei gode ottima salute. Perché si finge malato? A te te lo posso dire, guarda. Io, vedi, sono andato contro... Sono andato... Io sono ricco. Ecco, io sono molto ricco, capisci? Gli unici parenti qui al mondo sono questi. Ma chi li conosce? Come useranno la mia eredità, mi capisci?
E allora io per studiare le loro reazioni mi sono finto ammalato, ma è questione di giorni e poi dico a tutti la verità. Però è uscito. Sono andato a farmi l'astro, un controllo, insomma, sono stato a quattro passi, non ne potevo più. Del resto anche tu l'altra notte, che te credi che non me ne sono accorto? Ma l'ha detto a qualcuno? A nessuno che mi possano cercarmi, che sono matto? Non ho detto niente a nessuno, perché tu sei una ragazza brava, bella e cocca, e non mi tradirai, vero? D'accordo, stia tranquillo che non dirò niente. No, no, non te ne pentirai. Ragazza brava, bella e cocca. Carlo? Sì? Che c'è da fare? No, no. Ti devo parlare. Dimmi, dimmi. Ma tu mi stai sentendo o no? Guardami in faccia e parla al muro io. Ti guardo, dimmi, dimmi. Qua bisogna guardare in faccia la realtà. Scusa. Figurati. Dunque dicevo che qua la situazione è ingarbugliata. Tu mi devi guardare in faccia e seguirmi. È l'unica volta che ti parlo veramente da figlio a Pepe. Ci sono tre problemi importanti in questa famiglia. Primo, il vecchio ringoglionito di zietto ammalato fino adesso mi costa 7.857.000 lire rotti. Secondo, il figlio di puttana ha cambiato testamento. Proprio adesso è uscito il notaio. Ha indestato tutta l'invermiera di notte. E terzo, che il problema più importante tu solo lo puoi risolvere salvandoci tutti dalla merdola. Io? Sì, tu. Scusa, perché proprio io? E adesso ti spiego. L'organizzazione è tutta qua. Ti ricordi quante volte io ti ho detto vai di là, vai a vedere questa invermiera che è buona? Tu niente. Sempre scrivevi con la mancina e te ne fottevi. Quella è buona da morire. E ti continuo a insistere che tutte le volte che la vedo mi eccito. Che vuoi da me? Vedi? Avevo ragione, ti piace. Ti piace perché c'è qualcosa di meglio. No, no. Oh. Adesso arriviamo al fatto. Dunque, quella mi ha detto, mi ha dato uno schiaffo morale, diciamo, mi ha detto che pur essendo un bell'uomo io non ci piacerebbe un bel ragazzo, giovane, di 20 anni, uno come te più o meno. Io t'ho creata a te, tu sei figlia a me. Bello, perfetto, le stesse spalle mie. Fa vedere i denti? Bellissimi. Papà, guarda, tu mi hai preso per un cavallo, ma non è ma cazzo. Quale cavallo? T'ho preso per un puledro di razza. Sei figlia a me o no? Io ho 43 anni, porca puttana, e sono pimbende. Quindi tu vai dalla ragazza, che ti devo insegnare io. Buongiorno, sono il figlio del dentista. Ah, oh, molto lieto, che bel ragazzo, quando è bel, che begli occhi, somiglia proprio al Pepe. Una guardata, tira l'altra. Papà, non ho capito che vuoi da me. E ti pareva. Dunque, tu vai da questa e la metti in gindola. Incinta? E come faccio? E come fai? Come fanno gli altri? Che cazzo ne so, la metti in gindola e basta. Ma non si può, ci mancherebbe altro, dai, qui davanti a lo zio Saverio. Ma quello non si sveglia nemmeno con le cannonate. Ma non si può, sarebbe una mancanza di rispetto nei suoi riguardi. È un moribondo. Ma che moribondo, quello si riprende. E poi l'amore porta fortuna, non lo sai? Dai. Sei tremendo, sai. Le inventi tutte per fare a modo tuo. Perché non dici a modo nostro? Sarebbe più carino da parte tua. Oh, si è alzato! Aspetti, le do una mano. Dove vuole andare? Vado un momento al bagno. Vuole che l'accompagni? No, grazie, vado da solo. Sto anche meglio un pochetto e faccio dove. Zio, senti, se vuoi ti accompagno. Ma no, tanto poi là sto seduto, no? Ma come, vai con la pila? C'è la fila? No, la pila. Ah, questa? Eh. Ebbene, mi sono organizzato, sai, non si è mai manca la luce, allora io, subito faccio luce. Capito? Ah, che t'ho detto, ecco. Thank you.
Lo zio Saverio. Andiamo a vedere. Ma perché? E con questi marmi non si può lavorare, si scivola troppo. Luce. Zio! Aia. Sei caduto? No, mi sono alzato. E che non si vede che sono caduto? Meno male che mi sono attaccato al lampadario. Vuoi tutto bene? Ma i tuoi non hanno sentito? Non credo, papà avrà drogato tutto. Aia, il menisco! Buongiorno. Allora, che è sta cosa compromettente che ho dimenticato? Le mutande, signora. Ma se io non le porto? Ma allora queste di chi sono? Ah, sì. A Nicola piaccio tanto con le mutande. Grazie, eh. Tu sì, sei un amico. È stato un piacere. Che mutanda! Sì, buono tu. E lei no. Te deve sfruttare molto lo padrone tuo, eh? No, il dottore è buono. Peccato che mi trascura un po' per via delle donne. Le donne? E quali donne, scusa? E chi le conta più? 100, 200, ma... Quanto porco schifoso. Grazie, ciao. Arrivederci. Oh, oh, la cravatta, signora! Signora, la cravatta! Signora, la cravatta! Io l'ho ridato le mutande e tu me l'ho ridata la cravatta. Ma che niente ti sei innamorato di me? Sì. Ah, lo potevi dare di subito, no? Che quel porco un par de corna gli ci stanno proprio bene così, sai come si gratta? Su, cocco, dai, ci pensa Zaira tu a te. Sali, va. Sì, sì. Vedrai che te ne pendi. Oh, Don Giacomino bello, entrate. Oh, voi dovete portare via questa schifezza di lampadare. Mi raccomando, pensateci voi perché io ho da fare in cucina. Andate pure, sì. Ciao. Ciao. Dimmi la verità, è successo qualche cosa? No. E allora, non ci pensi a noi, ci stiamo affezionando. E a Carlo non ci pensi? Ma sì che ci penso, ho detto solo che da stasera non verrò più, che non ce n'è più bisogno. È decessolo? No, è semplicemente guarito. È guarito e disgraziato? E non ci hai detto niente? Andiamo a vedere. Ehi, e minchia de frate. E che sto porta pure fortuna. Arrivederci, signora. Zio! È vivo. Ma allora sei guarito davvero? Ma come hai fatto? Come ho fatto? È una parola. Mi è successa una cosa che... Che? Che è meglio che non me la dica. Un'apparizione. Ah. Sì, sì. Mi è apparso... coso? San Coso. Chi è San Coso? San Nicola! San Nicola, lo conosci? Come no? San Nicola Pischella, vergine, martire e odontotecnico. Mi ha detto alza, cammina. E fuma. E fuma. Io gli ho dato retta. Ho fumato, no? Dice, alza, cammina e fuma. Se no faccio peccato e poi mi ha fatto bene, sono guarito, eh. Come sono contenta, zio. E io pure sono tanto contento. Anche io sono contento. Solo adesso che sono guarito magari mi cacciate via di casa, qui mi c'ero abituato, mi sono affezionato. No, per carità, ma che scherziamo. Si sta andando bene qua, tutto pagato, pensione completa. L'infermiere si becca l'eredità, io me lo becco nell'estremità. Smettila. Chi è, no? Signor Nicola? Che c'è? L'elettricista vuol sapere quale lampadina deve mettere al lampadaio nuovo. Che me ne frega a me che lampadina vuol mettere? Le lampadine? Sì, il lampadario l'abbiamo fatto cambiare perché quello che c'era non mi piaceva, faceva schifo, tutto spelacchietto, brutto. Ma a te che te ne frega, scusa. È stata un'idea mia. Brillante! Brillante, sì, un'idea brillante qua. Ma che idea brillante, brillante! Quale brillante? Un brillante dei 45 carati incoscienti che non siete altro che la nascosta del lampadario! Madonna, Benedetto, 45 lampadari di carati! Ma no, un brillante nel lampadario! Ma come? Sei ingandetto. Ah, glielo data a Robby Vecchio! Oh, ridacci quella roba che hai preso! Cosa? È tutta roba mia, non me ne do niente!
Ma come? Tu, disgraziato! Inseguiamo il triciclo! Grazie! Lucia, fermati! Dall'altra parte! Dottore! Dottore! Che andiamo a fare scampagnata oggi? Il picnic di tua madre andiamo a fare! Cammina in macchina, disgraziato! Cascione! Ma dove che vuole andare sto disgraziato? Io non lo vedo, ma chi è questo? Io non lo conosco. Andate al porto, è là che te le devolto, quel patato. Porco giutolo, io mi sto incasinando, non capisco più niente oggi. Ma stai calmo, magari il brillante non c'è. No, il brillante c'è, me l'ha detto Saverio in punto di morte. Se gliel'ha detto Saverio in punto... Me l'ha detto Saverio. Che scherziamo? Allora tu non sei il vero Saverio originale. Solo Saverio che mi piasse un colpo. Maledetto disgraziato, io l'avevo capito al primo giorno che tu puzzai. Sì, sarai tu, tutti sono di sede qua dentro. Che avrei a dire d'acqua, brutta sorella. Ma che c'entro io? Ma allora tu sei trucchetto. Vuoi fare il segno lupino? Fai vedere la parrucca, fai vedere. Fai vedere la parrucca. Anche gli occhiali che disgraziato, trucchetto. Tieni, figlio di puttana, tu devi fregare. Disgraziato, io ti spezzo le ossa, ti spezzo. Che ti credi, io sono pronto. Nicolino, guarda avanti. Proprio vecchio, posa il secchio! Che minchia state facendo per un pupazzo? Tanto non ve lo ridò, anzi lo butto, guarda lo butto, ecco, lo butto! Disgraziato, lo butto, è tutta colpa tua! Ti spezzo lo so, negro, ti spezzo, maledetti, d'acqua! Lasciami perdere, Io vado a prendere, mi butta! Si tocca? Si tocca? Che cazzo mi tocca fare a me, il dottor Pischella? Vieni, Peppino! Non sanno dare, dottore! Non fa niente, tu galleggi! Ecco, ho finito. Poi passi quando c'è papà, eh? Signorina, buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie ancora, arrivederci. Finalmente se ne sono andati tutti. Dovrebbero uscire più spesso. Chissà perché correvano così tanto. Forse cercavano questo. Ballare, ballare, scordare il mortorio del mio repertorio di cose da fare. Lasciarsi portare. Musica è qui!